Bentrovati, si avvicinano le elezioni amministrative. In Irpinia il 12 di giugno, chiedo scusa, saranno impegnati soltanto 14 comuni, quindi una piccola parte dell'Irpinia non sarà un test politico assolutamente, anche a prescindere dal fatto che siano già elezioni amministrative. Io ho scelto un piccolo comune, un candidato sindaco naturalmente di un piccolo comune, perché credo che sia molto interessante cercare di capire, al di là dei contrasti, dei civismi e tutto quello che si vuole, anche al di là delle polemiche politiche che comunque ci sono in ogni elezione amministrativa tra i partiti in campo, però credo che sia importante cercare di capire in questi piccoli comuni, e l'Irpinia abbonda di piccoli comuni, quali sono i problemi e le difficoltà che un amministratore si trova ad affrontare. Ho chiesto a Gaetano Musto, detto Nino Musto, che è candidato sindaco a Pietra dei Fusi, Buonasera. io ho chiesto di parlare appunto di queste cose. Non siamo ancora in campagna elettorale, siamo ancora fuori da par condicio, lo sapete, per cui possiamo fare anche questo. Poi magari, se sarà il caso, Musto, se Sì. i suoi quanti candidati ci sono a Pietra dei Fusi? Allora, in Altri questo due, mi ci sono sembra? altri due candidati Altri due sindaci, candidati sindaci. almeno dovrebbero esserci almeno due No, candidati, dovrebbero essere dovrebbero altri due. esserci. Poi magari se ritenete di fare un confronto, noi vi ospitiamo per fare un confronto, naturalmente non per bisticciare, per litigare, ma per parlare di cose serie, perché ci sono già troppi pollai in giro e noi evitiamo di aggiungerne un altro. Allora, sui piccoli comuni. Io partirei, Musto, da questa considerazione. Pietra dei Fusi oggi fa 2.300 abitanti, mi corregga se i numeri non Assolutamente sì, sono. sono tra 2.355 per l'esattezza. 2.300 abitanti, ma il dato che mi sembra interessante, poi parliamo naturalmente delle altre cose, è che negli ultimi 15 anni questo comune, un po' in linea con tutti i piccoli comuni irpini, ha perso ben 700 abitanti in 15 anni, cioè c'è uno spopolamento decisamente importante, no? Assolutamente sì. Ora, un sindaco, quindi si metta nei panni di sindaco, anche perché già è stato sindaco di Pietra dei Fusi dal, se ricordo bene, 2003, in quell'epoca lì più o 2007, meno, sì. 2003. Ma un sindaco, no? In un piccolo comune come Pietra dei Fusi, che cosa può fare? Partiamo da qui, per evitare lo spopolamento, ammesso che sia possibile evitarlo. Allora, io ritengo che bisogna partire da un presupposto sociale, che è quello che noi non possiamo certo impedire ai ragazzi, alle persone che vogliono crescere, fare carriera, di circolare per il mondo e portare anche la propria intelligenza da un'altra parte. Però coloro i quali che decidono di restare, come ho fatto io e come hanno fatto altri, debbono avere quantomeno il minimo necessario per potersi sentire, come dire, cittadini integrati di una nazione che ritiene di essere una nazione sviluppata. Mancano le cose basilari, a volte manca addirittura il minimo del decoro, necessario per poter dire questo paese, questa piccola comunità è una comunità attrattiva. Si va dalla pulizia alla polizia. Eccoci, facci una fotografia, una cartolina oggi di Pietra dei Fusi, una cartolina, c'è stato il sindaco che attualmente è ancora Sì, sindaco, Giulio Belmonte. Giulio Belmonte, è sindaco da 15 anni, Sì, vero? Sono tre assolutamente. mandati, 15 anni. Ecco, una cartolina, di Pietra dei Fusi oggi, ma giusto per assimilare Pietra dei Fusi, e quindi non è specificamente una critica magari al sindaco attuale, ci mancherebbe, ma una cartolina che possa in qualche modo farci immaginare Pietra dei Fusi come cartina di tornasole dei tanti, tantissimi piccoli comuni irpini. L'immagine più bella secondo me che si può dare è questa. Molti di noi avranno visto quelle cartoline di inizio secolo dove magari si ritrae il mercato del paese, dove c'è tanta gente che è affaccendata in mestieri, in arti e così via. Togliete la gente da quell'immagine e avrete la cartolina di Pietra dei Fusi. Un bel posto trascurato, lasciato a se stesso e senza anima e senza anime.
Questo è molto molto importante. Senta, Piera De Fusi come è caratterizzato dal punto di vista delle attività lavorative? Ecco, su che cosa può puntare un piccolo paese e che cosa può fare anche qui un'amministrazione comunale, non per far diventare Piera De Fusi New York, non ci riuscirebbe mai, insomma, non è quella la velleità, ma per poter fare qualche cosa che quantomeno, ecco, incoraggi i giovani di Piera De Fusi ad andare, come lei diceva giustamente, a studiare altrove, a muoversi per il mondo, però a tornare anche. Beh, allora, Piera De Fusi chiaramente è anche famosa per la frazione d'Entegane, che è quella forse più conosciuta, almeno in Campania, per la produzione di un ottimo dolce che è il torrone. Mi è mancata sicuramente anche una caratterizzazione, quindi una marchiatura, che sia essa DOP, che sia essa IGP del prodotto, in modo da poterlo produrre con un disciplinare, da poterlo commercializzare anche a un costo superiore, perché è chiaro che quando c'è la qualità garantita, che già c'è, però garantita anche dalle leggi dello Stato e della comunità, questo permette di fare più economia. Il territorio è un territorio anche vocato all'agricoltura di qualità, alla produzione dei vini e così via, però la cosa che va fatta secondo me è quello di rendere il paese attrattivo, perché il paese ha un grandissimo vantaggio, che è quello di trovarsi a soli 14 km dal centro di Benevento, collegato tramite una superstrada, di trovarsi a 2 km dall'uscita del casello autostradale e di trovarsi a 12 km dalla stazione Irpina. Se non sappiamo sfruttare questo momento, non per farlo diventare un dormitorio, assolutamente no, ma un momento in cui si possa anche permettere e dar sì a coloro i quali si trovano magari nella fascia costiera della Campania, che è quella, come ripete più volte il governatore De Luca, più abitata dell'intera Europa, ma anche sovrabitata dal punto di vista produttivo, di poter venire a investire nelle nostre zone, noi perderemo l'ennesimo treno. Anche se, devo dire, ci sono delle belle attività nel nostro comune, delle attività molto importanti, tra cui è inutile citare quella di HS, della Guidosa, per andare ai torronifici, per andare a Vitillo, per andare a Gepal e così via, SPF. Sono realtà industriali importanti, perché noi siamo su uno snodo autostradale e stradale molto molto importante. Senti, una curiosità, lei diceva, giustamente, no? Piera De Fusi, attraverso quindi Castel del Lago, casello autostradale e comunque la strada a scorrimento veloce per Benevento. Siete a 14 km da Benevento, siete bene o male a circa 25 km da Avellino, questa è la distanza di Avellino. Ecco, questa posizione di Piera De Fusi, che da una parte potrebbe apparire vantaggiosa, ma da un'altra parte potrebbe indurre il dubbio, il rischio di un certo ibridismo, no, geografico, non rischia di penalizzarvi? Cioè, che non siete né proprio sanniti né irpini, trovandovi un po' in quella posizione? Allora, io, di là del fatto che mi sento irpino, è un territorio neutro, sì, adesso va. Assolutamente. Al di là del fatto che mi sento irpino, è che gli irpini erano una delle 5 tribù dei sanniti, vabbè. Però la realtà è questa: noi siamo in un mondo che si globalizza sempre più e dove non esistono più, secondo me, le razze, le religioni, i colori, non debbono esistere. E proprio l'essere ibridi, l'essere capaci di poter attrarre, di poter avere questa commistione di culture, di vicinanze, può essere un grande, grandissimo volano di sviluppo. E magari io ho anche ultimamente spronato l'amministrazione ad aderire al progetto del Ministero dell'Interno tramite la Protezione Civile, per poter dare magari alloggio, ausilio alle popolazioni ucraine che sono in fuga dall'Ucraina, ma è caduto nel silenzio questo mio appello. Perché credo io che più culture che si incontrano possono creare il futuro reale di una comunità. Essere sempre chiusi in se stessa poi veramente fa... Certo. Sì. Senta Musso, se non le spiace, io le farei qualche domandina un po' più squisitamente personale. Certo. Sono alcune domande, però le interpreti come propedeutiche alla domanda che le farò poi, che sarà una piccola provocazione. Allora, le domande sono: lei vive di lavoro suo o di politica? Tanto per cominciare. Io vivo di lavoro mio, ho sempre vissuto di lavoro mio. Le spiace dirci che cosa fa? Io sono stato per tanti anni dipendente della Banca Popolare di Ancona, poi ho un'agenzia finanziaria iscritta all'OM e sono anche imprenditore, perché ho due case di riposo per anziani.
in due piccoli paesi dell'Irpinia. Per anziani. Sì. Dopo ci torniamo perché questo è un argomento che mi interessa in modo particolare, non soltanto perché sto nell'area degli anziani, no? Anche se per l'INPS si diventa anziani a 75 anni. Vabbè, ma a prescindere da questo, dopo ne parliamo, gli anziani sono un aspetto, anche questo è uno dei problemi, credo, più importanti, anche più critici, delle aree interne, delle zone nostre, diciamo, in modo particolare. L'altra domanda, però, prima di arrivarci, è sposato? Sì, ho sposato. Sua moglie in qualche modo ha a che fare con la politica? No, assolutamente non lavora con me, quindi... Quindi lavora? Sì, fa la ragioniere con le mie attività, ho due ragazzi. Ecco, due figli? Sì. Che fanno i suoi ragazzi? Allora, il maschio, il più grande, è laureato in ingegneria informatica e continua praticamente il cursus universitario, mentre l'altra ragazza ha iniziato da poco, dopo aver frequentato il liceo classico Dionisio Pascucci di Entegane, è diventato Pietro Colletta dopo 164 anni di autonomia. Oggi liceo di Dentecane è storico, insomma, sicuramente è stato uno dei grandi fiori all'occhiello della cultura di questa provincia. Oggi ha perso l'autonomia, nulla da eccepire rispetto alla grandezza anche del Pietro Colletta di Avellino, però questo ci lascia un poco l'amaro in bocca a noi pietrafusani. Le dicevo che ingegneria medica. Erano domande un po' così personali, sì. Familiari, propedeutiche, a che cosa? A questa domanda. Ma sua moglie e i suoi figli, cioè, non le hanno detto rispetto a questa candidatura, no? Tanto un'esperienza da sindaco già l'ha fatta tanti anni fa, come ricordavamo prima, dal 2003. Non le dicono mai, papà, ma chi te l'ha fatto fare? Oppure sua moglie, ma perché? Insomma, allora, mia moglie ce ne vale la pena? Sì. Anche questa è propedeutica, un'altra cosa, no? Perché poi gliela chiederò, la cosa seria, molto seria. Assolutamente, mia moglie qualche volta lo dice, mia figlia no, perché è una che è abituata anche alla politica all'interno della scuola, ha sempre fatto rappresentante di classe, di istituto, adesso un rappresentante universitario, quindi lei spinge affinché si possa mettere a disposizione di se stessa e degli altri la propria esperienza, la propria volontà per poter migliorare, perché in fin dei conti la politica quella è, non è null'altro, dovrebbe essere quella. Allora, perché le ho fatto questa domanda? E qui allarghiamo un po' l'orizzonte, no? A tutti gli altri comuni irpini, i piccoli comuni irpini, sono tutti piccoli tutto sommato, al di là del capoluogo di Ariano, di Montoro, di altri comuni che superano i 10.000 abitanti, pochissimi, poi insomma siamo al di sotto dei 10.000 e soprattutto al di sotto dei 5.000 e dei 3.000, come è il caso di Pietra dei Fusi. Ma io mi riferisco ancora all'esempio dei piccoli comuni e la domanda è questa. Ma con l'imposizione fiscale che può fare un comune, me lo spiega lei che è anche agente finanziario, come si fa a poter garantire i servizi minimi, a meno che non si chieda ai cittadini dei sacrifici enormi. Anche in considerazione, mi lascio aggiungere, dei trasferimenti statali che rispetto a un po' di anni fa sono diminuiti di molto, ecco, sono stati tagliati in maniera, devo dire, anche barbara. Faccio una piccola premessa di 10 secondi, che è questa. Purtroppo, spesso e volentieri, l'amministrazione di una piccola comunità viene vista come l'opera pubblica. Facciamo l'opera pubblica, facciamo la strada, la scuola, 50 aule e poi magari ci sono 5 bambini. In effetti come si fa? Si fa in una maniera semplice, si è sempre parlato di spending review, Cottarelli è diventato famoso con questa formula. La realtà è che noi oggi abbiamo una serie di servizi come piccoli comuni che ci vengono propinati anche da alcune scelte politiche ma abbastanza barbine dei decenni passati che ci costano tantissimo. Faccio un esempio banale, è quella della raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani operate da Irpini Ambiente. Nel mio programma la voce iniziale è proprio quella. Andiamo a ridiscutere, perché a volte il privato, tra virgolette, oppure la gestione direttamente comunale può permettere di avere lo stesso tipo di servizio senza costi aggiuntivi così esorbitanti dovuti anche
alla presenza di questioni su cui io non voglio entrare. Un altro esempio è l'Alto Calore, un altro esempio ancora possono essere altri Lo sappiamo che imposizioni le esterne. aziende Va bene. pubbliche, se da una parte garantiscono magari, non so, la continuità del servizio, eccetera, dovrebbero garantire trasparenza e non sempre lo fanno, però Hanno costi oggettivamente maggiori. hanno costi di gran lunga maggiori perché magari sono anche un po' sovrabbondanti in personale, perché la politica ci mette lo zampino per l'assunzione, eccetera. Vabbè, questo è un altro discorso. Io lo dico, lo vivo direttamente, quindi ho nominato un ente perché sono stato anche vicepresidente di quell'ente, quindi l'ho nominato. Aggiungo che poi una cosa che manca nei nostri piccoli comuni, e qui viene fuori il campanilismo, abbiamo detto prima se siamo irpini, siamo sanniti, siamo metà strada. La realtà è che non si riesce a capire che c'è la necessità di consorziare assolutamente alcune forme di servizio per poter permettere ai comuni di svolgere quel servizio nella maniera migliore possibile e di abbattere i costi. Faccio un esempio banale. Il comune di Pietrè dei Fusi ha un vigile, il comune di Venticano ha un vigile, il comune di Torrenecella ha un vigile, ma questi non possono stare 24 ore, 7 giorni alla settimana, 365 giorni all'anno in strada, non garantiranno mai nulla, ma se ci si mette insieme, organizzando praticamente il servizio secondo le necessità della piccola comunità, si avrà un risparmio di costi, di straordinari e un servizio migliore. Quindi spesso e volentieri è una questione di volontà, non di capacità dell'amministratore, ma di volontà dell'amministratore di staccarsi da quella sua, come dire, sfera di potere personale legata a quel piccolo territorio che va ad Senta, amministrare. ma non è anche molto, questo è un problema anche questo molto, molto interessante, ma non è anche un problema di cultura, mi permetto di dire, non politica che è un termine che rischia di diventare vago, no? Ma di cultura istituzionale. Cioè, perché mi pare che in questa provincia troviamo difficoltà, nella provincia irpena, troviamo difficoltà a fare un consorzio di tutela dei vini che si possa rispettare, le ultime polemiche stanno lì a dimostrarlo. Non riusciamo a fare un'area vasta che sia un'area vasta ma governabile, cioè con contenuti dentro il programma. Cioè, a me pare che possa esserci e possa individuarsi effettivamente una carenza di cultura istituzionale o di eccesso di campanilismo, veda lei, perché il fatto che lei diceva, no, mettere insieme più comuni, quindi consorziare i comuni per servizi comuni, potrebbe essere in qualche modo, non dico la soluzione ottimale, ma potrebbe in qualche modo evitare la pressione fiscale eccessiva, eccetera, eccetera, o no? Assolutamente sì, io credo che sia, al di là di una mancanza di cultura istituzionale, perché spesso e volentieri chi si avvicina alla politica o all'amministrazione non sa neanche bene che cosa sta facendo, mette anni per imparare i primi rudimenti. È anche una questione, secondo me, di cultura delle nostre zone, dove c'è una fortissima. Voglio citare Franco Arminio, giusto per. Perché ha descritto bene l'irpinitudine, cioè quella essere irpini, il bavero alzato, il vento che soffia, lo stare da soli, l'essere isolati, l'essere egolatri, ovvero sia gente che ci autocelebriamo e autocelebrandosi non siamo in grado di poterci confrontare e confrontandoci prendere anche quello di buono che c'è dagli altri. Noi abbiamo un bruttissimo vizio, noi irpini in special modo. Utilizziamo molto il pronome io in tutto. Se avessimo imparato o iniziamo ad imparare ad utilizzare il pronome noi, probabilmente le cose potrebbero iniziare a Senta, cambiare. lei non ritiene che, specialmente nei piccoli comuni, no, ma soltanto perché magari il fenomeno è più gestibile, la massa è più gestibile, la massa dei cittadini, non ritiene che il confine tra il sindaco e il podestà come funzione, come mentalità, sia molto molto labile? Cioè, che cosa farebbe, ad esempio, Musto, se venisse eletto sindaco, per evitare la tentazione, ecco, del podestà, di smettere di fare il sindaco e di fare il podestà, che è cosa un po' diversa, eh? Allora, la domanda è molto bella perché in effetti noi dobbiamo anche storicamente inquadrarci.
i comuni sono nati al nord dell'Italia, noi al sud abbiamo sempre vissuto di feudalesimo, quindi il podestà, diciamo che più del podestà è veramente il feudatario del comune. Io faccio, io dispongo, io dico, io vedo. La mia squadra amministrativa non nasce ieri sera, sono 5 anni che ci lavoriamo. È lo stare insieme e soprattutto il senso della democrazia è quello del ragionamento. Che cosa farei immediatamente? Sicuramente un assessorato alla trasparenza amministrativa e un confronto continuo, perché oggi l'informatica, oggi i mezzi telematici lo permettono, con i cittadini per poter raccogliere le idee. Non ha importanza le idee se vengono dall'avversario, dall'amico o da chiunque sia, se sono buone vanno prese e vanno applicate. Quindi il sindaco per me personalmente è un primus inter pares, ovvero sia uno che applica la volontà della massa, è uno che fa il bene della massa, non è che uno che è arrivato là per grazia di Dio e per volontà del popolo è diventato re. Questo è un errore clamoroso. Lei ha detto che ha due case, gestisce due case di riposo. Dove stanno? A Pietradefusi? No, sono a Sturno e a Sant'Angelo dei Lombardi. Quanti riposanti, 50, diciamo così, ci sono? 50 persone sono assistite, abbiamo tra dipendenti diretti e dipendenti indiretti circa 30 persone che Ecco, lavorano con no, noi. glielo chiedevo perché questo è un altro tema del quale probabilmente si discute molto poco, no? In questa provincia la politica è affaccendata probabilmente in ragionamenti, quelli che chiamiamo massimi sistemi, per dire niente, no? Ed è un argomento, ad esempio, io ho affrontato e affronto molto spesso con un mio carissimo amico, il dottore Camillo Caruso, che è stato un po' l'iniziatore in questa provincia della riabilitazione, quella lì specialistica fatta per bene, e anche delle case per anziani. L'anziano oggi, lei penso che ce lo può dire, no? In Irpinia, parliamo del nostro territorio, quanto è assistito e quanto bisogno c'è, non dico di supporto istituzionale, ma di quanto supporto si avrebbe bisogno per far sentire i nostri anziani, che ce ne stanno tantissimi, un po' meno soli, un po' meno trascurati, un po' più curati, diciamo così. Beh, noi siamo nella regione più giovane d'Italia, la provincia più vecchia. E vecchio spesso è un aggettivo dispregiativo, invece vecchio deve essere inteso come un aggettivo importante di qualità, perché la persona vecchia, anziana, che ha vissuto, vetusta, è una persona che è una portatrice di esperienza. E sicuramente la nostra regione Campania ha delle pecche clamorose per quanto riguarda l'assistenza territoriale, per quanto riguarda l'assistenza medica, per quanto riguarda la medicina del territorio. Mi fa piacere che adesso sul PNRR, questa parola di cui tutti quanti ci riempiamo la bocca, si inizi a ragionare anche di ospedali di comunità, si possa parlare di infermieri di comunità. L'anziano però cerca anche altre cose, non cerca solo l'assistenza medica, l'anziano soprattutto cerca la socialità. La socialità che gli è mancata, gli viene a mancare, perché la base della nostra socialità, della nostra cultura era la famiglia, era lo stare insieme, la famiglia più allargata, intesa come i figli, come i genitori, i cugini, i parenti, dove l'anziano si sentiva partecipe, parte integrante, parte importante. Con il flusso migratorio dei figli, con l'allontanamento, con le difficoltà legate anche ai ritmi del lavoro, l'anziano è sempre più solo e sempre più isolato. E spesso e volentieri entra nella comunità intesa come RSA o come struttura tutelare, non tanto per essere assistito meglio, ma sicuramente per poter sviluppare quella sua fame di vivere che piano piano magari in una casa da solo inizia a spegnersi. Abbiamo 30 secondi, Sì. ancora sugli anziani, ma possono bastare le case di riposo? Cioè, senza un supporto, anche qui io dico, magari forzando un po' l'aggettivo, senza un supporto culturale da parte delle istituzioni, proprio di cultura, della cura degli anziani, possono bastare le case di riposo? Assolutamente no, assolutamente no, e questo lo può confermare anche l'amico Camillo Caruso. Deve essere inculcato nelle persone, magari io vorrei fare un centro per il cosiddetto centro diurno di socialità nel mio paese, ho una struttura bellissima che è stata ricostruita e che vorrei occupare in questo modo.
ha bisogno di essere portato alle persone, alla gente comune, che gli anziani sono delle risorse, non sono dei pesi. Come sono risorse i giovani, così lo sono anche gli anziani. Dobbiamo chiudere Questo qui, devo dire. purtroppo Grazie. il tempo è finito. Io voglio ringraziare Musto per aver dato un contributo, secondo me molto importante, uno spaccato importante su temi che purtroppo la politica in generale, non soltanto quella di Pina, trascura, tiene ai margini, come se, ecco, il problema degli anziani fosse un problema di marginalità addirittura inutile, manco un poco. Utile. È Assolutamente. importante insistere su queste cose. Grazie a Gaetano Musto, a Grazie Nino a voi. Musto per essere stato con noi. Grazie a voi e arrivederci con la prossima puntata di Politica e dintorni. Naturalmente l'invito agli altri candidati sindaci è tutto aperto, però per parlare di temi veri e seri e non per alimentare i pollai. Grazie ancora Musto, grazie a voi e arrivederci con la prossima puntata di Politica e dintorni.